A Selvapiana è scattata la missione podio del Campobasso, 2-0 alla vice capolista Fano, battuta in precedenza solo una volta nel 1963, prova vicina alla perfezione tattica. Mancano Di Pasquale e Aquino, non ci sono sorprese nell'11 scelto da Favo. Un minuto di raccoglimento per Piero Armanetti, ex collaboratore rossoblù, fiori per la famiglia, un pensiero anche in ricordo di Mario Potente, tifoso scomparso di recente. Gabrielloni agisce da prima punta, sulla tre quarti c'è Lucchese che qui fa il todino, ma il compagno emulato non se la sente invece di mettersi a giocare centravanti. Impossibile invece chiedere di più a questa palla inattiva di Lanzillotta, per quanto a Marcantonini il cuoio sembri scottare un po'. Il Fano si fa vivo dopo il quarto d'ora, Ambrosini tenta la battuta a rete senza però mettere a fuoco il bersaglio. Il rasoterra di Lanzillotta, che subisce più o meno analoga sorte, conferma che però la partita è nelle mani del Campobasso, anche se il sinistro di Rinaldi è più un'esercitazione che un vero tentativo. Sull'altro versante, mai sottovalutare le potenzialità offensive del Fano, Sivilla dialoga con Ambrosini, Grillo osserva il pallone spegnersi al lato. Sempre su quel lato Rao si distrae e favorisce De Iori, Ambrosini palesa ancora un cattivo rapporto con la porta sotto la Scorrano e il Campobasso ad avere nel finale il pallone dell'1-0, Nodari la combina grossa, ma Alessandro è ancora più pasticcione del centrale Granata. A inizio ripresa il Lupo passa però in vantaggio, Todino riesce ad andare via sulla corsia destra, in mezzo Gabrielloni gode della libertà necessaria a infilare il quinto gol con la maglia del Campobasso. Il Fano reagisce con i due molisani in squadra, Borrelli tratteggia il cross, il capocannoniere Sivilla è costretto a fare i conti con i riflessi di Grillo, Alessandrini rinforza il pacchetto avanzato con Gucci, qui la sventola è di Ambrosini, ancora una volta il giovane numero uno del Campobasso è provvidenziale. In contropiede la squadra di Favo può approfittare di spazi infiniti, ma Lucchese vanifica una ripartenza da manuale condotta da Todino, uno spreco pericoloso in questa fase della gara. Ambrosini alza il volume, disorienta le noci, ma la musica della rete che viene accarezzata dal pallone è quella del lato sbagliato. Pericoloso in avanti, Pesce fuor d'acqua in difesa, Ambrosini si fa buggerare da Alessandro e non può fare altro che abbattere l'avversario. Cartellino giallo per l'ex Ancona, 2-0 del Campobasso griffato dallo stesso argentino, Marcantonini spiazzato per l'11° gol di Alessandro. Nonostante il risultato il Fano non si arrende, ma Sivilla non riapre la contesa da posizione a dir poco invidiabile. Nonostante la partita sia in cassaforte, il Lupo resta in 10 per questo fallo di Rinaldi su Sartori, che il Vassese Civico giudica da rosso diretto. Favo rispolvera bontà, Borrelli invita Gucci che di testa non sfonda, il Campobasso chiude addirittura in attacco con Gabrielloni, ma l'infortunio di Gattari preoccupa in chiave matelica, dove il Lupo si presenterà con la possibilità di agganciare la terza della classe in caso di vittoria, ma con la certezza di non poter avere a disposizione Aquino e Rinaldi. Poco importa per il momento, è un Lupo più forte di qualsiasi rosa corta e per poco non ci scappa il tris con Alessandro. Immancabili gli applausi a fine partita, 38 punti in 20 gare della gestione Favo sono numeri che lasciano ben sperare per rush finale e playoff.